Avete vinto 3-1 a San Giustino, però avete perso un set. Sì, è stata una partita strana, nel senso che San Giustino probabilmente ha messo il cuore oltre l'ostacolo, visto le tante difficoltà di formazione che avevano con alcune assenze importanti, e nonostante questo hanno fatto una grande partita dal punto di vista del carisma, del temperamento in campo, e ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel secondo parziale con una battuta molto insidiosa. Dal canto nostro abbiamo iniziato la partita molto bene, poi un po' ci siamo rilassati, ripeto, messi in difficoltà dalla battuta di San Giustino, però alla fine siamo riusciti a portare i 3 punti a casa. Adesso prossima partita? Prossima partita abbiamo uno scontro al vertice con Montale di Modena, e intanto adesso ci riposiamo e poi da martedì cominceremo a pensare a questo scontro importante, ma come si vede ogni domenica qui le partite non si sa mai come finiscono, un campionato equilibratissimo, anche qui a San Giustino, nonostante i punti in classifica dicano altro, è stata una battaglia. Purtroppo per fortuna il bello di questo campionato è che si può vincere e perdere con tutti. Vedere magari un Orvieto San Giustino a guardare dalla classifica il risultato sembrerebbe scontato, ma così non è. Uno, per le qualità di San Giustino, due, perché è un campionato molto livellato. Quindi io sono soddisfatto di questi 3 punti, ovviamente c'è molto da lavorare, però andiamo avanti passo dopo passo. Allora, derby con Orvieto, avete perso 3-1, però gli avete dato da fare. Sì, sapevamo che era una partita molto difficile, ovviamente anche la classifica, insomma dalla classifica si capiva che c'era un po' di differenza tra noi e loro, ma per parecchio tempo durante, insomma, tutto il match non si è vista questa differenza. L'abbiamo fatto sudare tanto da riuscire a vincere un set e anche l'ultimo abbastanza tirato fino a metà. Ci abbiamo provato. Adesso la partita prossima è più semplice? No, per niente. Ci piacerebbe, ma andiamo a Ravenna, anche lì bella tosta. E noi sappiamo che da queste partite così dobbiamo cercare di fare il meglio e dare fastidio alle altre squadre. Dovremo poi prendere più punti possibili quando avremo gli scontri diretti con le squadre che stanno, insomma, in bassa classifica, perché da lì noi poi riusciremo a fare la nostra strada. Allora, perso 3-1, però ci sono viste belle cose. Sì, assolutamente, io sono molto contento della mia squadra, che pur avendo, cioè non avendo 3 titolari e addirittura qualcuno fuori ruolo in campo, in partita, abbiamo veramente dato. Sono molto contento perché torno in palestra martedì con la consapevolezza dei nostri mezzi, che se al completo possiamo fare veramente grandi cose. Adesso c'è la partita a Ravenna, che è un bel ostacolo. No, per noi non abbiamo paura di nulla, cioè Orvieto non è che era meno di Ravenna e viceversa, quindi noi affrontiamo tutte le partite con cattiveria e grinta, quindi o Ravenna o Orvieto, l'avete visto anche stasera, quindi abbiamo dato tutto e ridaremo tutto.